Allora, no, c'è questo amico suo che ha una barca pazzesca. Siamo arrivati a Porto Cervo. A Porto Cervo. Ciao, sorella. Allora siamo andati. E... ho detto ciao. Risparmiati il saluto, amico. E poi chi ti ha detto che noi siamo tue sorelle? Dai, cammina. Ok. Stronzo. Volevo un semplice abbraccio. Ti sembra semplice? Esci e vai a fare un po' di shopping. Grazie, papi. Non superare i 500 euro, mi raccomando, ok? Hai capito? Amore, sei tu? Sì, amore. Aspetta che ti raggiungo. No, grazie. Non sarà che non funziona più quello che hai tra le gambe? Appunto. Poverina, ma ha ragione. Tutta è zitta. Se fossi lei io... che faresti? Ti ammazzerei. Stronzo! Figlio di puttana! Tu e le tue mignote! Te l'ho già detto. Mi puoi chiamare stronzo, idiota, tutto lo che vuoi. Ma figlio di puttana, mai! Lascia stare mia madre, ok? Sua, che ti ci trovi in questa situazione, non sai che... Non puoi rimanere con una persona che ti mena dalla mattina alla sera. Che le facciamo capire che deve uscire fuori da questa situazione. Ragazzi, ho perso il bambino. La rimancusura, brava persona. Ma che brava persona! Che brava persona! Una persona che ti mette le mani addosso dalla mattina alla sera. Come fai a dire una cosa del genere? Oh, la rigeneroso, mi fa un sacco di regali, perché
quello stronzo non ti merita, lo capisci? Che cosa faccio? Dove vado? Ormai non posso fare più la modella, non posso... Fai qualcosa, inventati un mestiere. Potresti fare un sacco di cose. Cosa? Cosa? Cosa faccio? Cosa? La cameriera, la prostituta. Presta, non è il momento di scherzare. Vabbè, a parte gli scherzi. Bisogna trovare una soluzione per questo problema. Betty, devi andare alla polizia, lo devi denunciare il prima possibile, capito? Larry Mancuso è un mafioso. Mi ha detto che se mai lo denunciasse lui mi fa ammazzare. Ma stai scherzando? Allora il problema è molto più serio di quello che pensavo. Qualche settimana fa mi ha fatto firmare una polizza sulla vita. Ha fatto firmare che cosa? Ma scusa, ma tu l'hai firmato? Hai firmato? Sì. Betty, senti. Adesso è chiaro che quello ti vuole vedere morta, hai capito? Ti devi svegliare! Larry, grande amico mio, come stai? Non male. Ti offro qualcosa da bere? Non male, non ho tempo. E i soldi? Andiamo nel mio ufficio, è meglio. Larry, sono 10.000. 10.000? Me li danno tra due giorni. Ma questo ci deve 40.000. Senti, stronzo, hai due giorni di tempo, solo due giorni, se non sai che cazzo succede. Ok, ok, va bene, scusa. Pronto? Sì, capo, stiamo arrivando. Ok, ciao. Eccoci, capo. Buongiorno. Ragazzi, l'area è cambiata. Dobbiamo alzare il tiro. Anche noi vogliamo che i nostri compensi siano alzati. Facci piano, amico. Anche noi vogliamo fare la bella vita. Ehi, parla per te. Fotiti, Ribeiro. Eh sì, io voglio più soldi. Vuoi più soldi? Ma ti devi comportare bene, però. Ti do un consiglio, non metterti contro di me. Hai presente il giudice che si è messo contro di noi? Tu stendilo e io ti coprirò i soldi. Capo, non mi prendere in giro. Lo sai che non lo farò mai. Signore, io ho chiuso. Ribeiro, va a parlare con lui. Chi è? Ribeiro. Un attimo. Ciao Betty, Larry è in casa? No. E hai provato a chiamarlo al suo cellulare? È spento, è sparito. È successo qualcosa? Senti, Betty, Larry si è messo nei casini con l'organizzazione. Questo non è più un posto sicuro. Devi andartene anche tu.
Ma che cosa è successo? Ha preso tutti i soldi del capo e ha detto che non vuole più avere a che fare con lui. Gliel'ha detto in faccia. Tu devi andare via da qui. Ma dove vado? Facciamo così. Domani vengo a prenderti io. Intanto prendi questa. Ma almeno sai sparare. Sì, mio papà era un poliziotto in Venezuela, mi ha insegnato lui. Perché fai tutto questo per me? Betty, ma ancora non l'hai capito. Perché io ti voglio bene. Posso prenderti domani? Te la fai quella mia donna, eh? Ma Lenny, che cazzo mi hai fatto prendere un colpo? Ma che ci fai qui? State zitto, stronzo. Parlo io. O vuoi morire? No, amico, no. Non sono tuo amico. Adesso vai, parla col tuo capo e digli di lasciarmi in pace. Hai capito? Ok, vattene. Chi vuoi che sia, Betty? Un attimo, amore. Che fai? Dammi la pistola. Butta quella pistola. Dammi la pistola. Che fai? Non vuoi sparare? Dammi la pistola. Adesso parlo io. Tu mi hai usata e abusata anima e corpo. Mi hai picchiato così tanto che mi sono abituata. Mo basta, sono stanca. Ti ammazzo io. So che passerò il resto della mia vita in carcere, ma non mi importa. Addio, stronzo. Bravo, Charlie. Giusto in tempo. Grazie un corno. Ci penso io a questa merda. Fatto. Lascialo morire qui. Morirà di overdose. Ha sbagliato molto. Chi sbaglia paga. Ti conviene sparire. Questo è per mio figlio! Taxi! Believe in yourself and nobody else.
receive.